abbiamo un progetto molto chiaro che nelle prossime settimane porteremo in tutte le piazze d'Italia. È importante che in questo momento il popolo si unisca e ci si allontani definitivamente da quelli che sono stati i miraggi del PDL, della Lega, del Partito Democratico, di questi partiti che non hanno saputo esprimere qualche cosa di fronte a una crisi certamente internazionale, ma che ha i suoi colpevoli nazionali. Noi ci prepariamo a questi prossimi mesi di battaglie, chiaramente sempre con il nostro bagaglio di lotte etiche, sociali, per rivoluzionare l'Italia. Questo è il nostro progetto. L'Italia non può andare avanti in questo modo, ha bisogno di una vera e propria rivoluzione. Noi abbiamo sempre dato priorità a quello che succede attorno a noi, perché sappiamo che la politica oggi è sempre più internazionalizzata e i temi che sembrano lontani o sembravano lontani diventano straordinariamente vicini. Avete sentito anche in qualche telegiornale, in qualche giornale, c'è stata questa famosa lettera della BCE a Berlusconi, che è una lettera che sancisce il passaggio di poteri, vale a dire: un governo è autonomo nel momento in cui dirige la politica, l'economia del proprio popolo. La BCE ha detto questo: o voi tagliate le pensioni, lo Stato sociale, o voi fate una serie di operazioni dolorosissime per il popolo, oppure in due giorni l'Italia va in default, va in fallimento. Nel momento in cui c'è stato, ovviamente, perché stiamo parlando sempre di politici, diceva benissimo il vostro conterraneo Giacinto Auriti, i politici sono i camerieri dei banchieri e i nostri politici sono i camerieri più servili dei banchieri, con tutto rispetto per il lavoro di cameriere che ho fatto anch'io, che è onorevolissimo. Questi politici sono legati mani e piedi ai poteri finanziari internazionali. E i poteri finanziari internazionali in questo momento hanno detto: il potere datocelo direttamente a noi. C'è stato un articolo di Monti sul Corriere della Sera che ha parlato del podestà venuto da fuori. Il podestà venuto da fuori era lui sostanzialmente, perché poi questi sono tutti dei bei mitomani e si vedono già questi personaggi, Draghi, Monti, per non parlare di tutti i personaggi esteri, a guidare l'Italia in una nuova fase, e questa nuova fase significherà sostanzialmente proletarizzazione, vendita di tutte le ricchezze italiane. Non so se state sentendo le ultime ore, proprio gli ultimi giorni, bisogna vendere, l'Italia apparentemente ha 500 miliardi di proprietà, il demanio, gli edifici, tutto ciò che appartiene allo Stato. Vendiamo, a chi? Vendiamo ai Soros, ai finanzieri, a quel coacervo di persone che sono gli stessi che stanno mettendo in crisi l'Italia. Questo è un passaggio molto importante, io desidero che voi capiate in profondità, perché il cuore della nostra tesi politica che andremo propagandando nelle prossime settimane. Nel momento in cui la grande finanza decide di attaccare un paese, non è perché quel paese sta particolarmente male, attenzione, non cadete nella trappola, è perché hanno deciso di attaccarlo. Voi non so se vi ricordate, già da 3 anni circolava la famosa storia di PIGS. Portugal ha la I poteva essere Ireland come Italy, Greece and Spain. Lo dico appunto in inglese perché chi ha fatto questo tipo di decisioni l'ha fatti in inglese. E appunto l'obiettivo della finanza in quel momento era di colpire questi paesi, come per colpire la cintura esterna dell'Europa, ma per poi attaccare il cuore interno dell'Europa. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era sostanzialmente, ed è l'obiettivo, di eliminare i residui di sovranità che i nostri popoli hanno ancora e mettere al potere di tutto la finanza che ha cospirato negli ultimi 300, 400, 500 anni. Chi sono i personaggi dietro questa grande operazione? Uno, ad esempio, emerge evidente, anche perché si è creato l'alibi, è George Soros. George Soros, prima che ci fosse
l'ultimo attacco alla Spagna, all'Italia, proprio una settimana prima ha detto: ragazzi, io non mi occupo più di queste cose, io non faccio più speculazione, anzi è una cosa molto sbagliata, non venite a cercare me nel momento in cui c'è la speculazione. Dopo una settimana scatta la speculazione, che ha la stessa metodologia di quella che fu fatta 10-15, molti di voi non si ricorderanno, ma ci fu una serie di attacchi alle monete europee, quando ancora c'era la lira, la sterlina c'è ancora, ma tutta una serie di monete europee, quando io ero in Inghilterra, quindi alla fine degli anni 90, a metà degli anni 90, l'autore chi era? Soros. Soros è il grande speculatore che sa come e dove attaccare, ma soprattutto perché attaccare. Allora, noi in questo momento siamo quantomeno in sovranità controllata, io direi che proprio siamo commissariati. Il governo non può più decidere nulla. Quando voi sentite parlare Berlusconi o Bossi, dovete ridere, perché quello che loro in questo momento stanno dicendo non conta assolutamente nulla. Che cosa dobbiamo in questo momento capire noi? Noi siamo un movimento rivoluzionario. Dobbiamo capire la situazione e inserirci e cercare in questo momento di svegliare il nostro popolo e portarlo alla conquista delle sue libertà. Bene, allora qual è l'elemento positivo? Perché in questo momento tutto è tragico. Beh, l'elemento positivo, ad esempio, viene, e io mi sto stancando nel dirlo, ma è un fatto molto importante, dall'est d'Europa. C'è la crisi nell'est d'Europa? Qualcuno ha sentito parlare che la Polonia è sotto attacco, l'Ungheria è sotto attacco, la Russia è sotto attacco? No. Perché? È qualcosa di legato solamente alla comunità europea, all'euro? Non è solamente legato alla comunità europea, all'euro. È legato al fatto che nell'est d'Europa c'è una rivoluzione in atto esattamente come la vorremmo noi. Guardate sul tema immigrazione. La Lega al potere in Italia ha significato una drammatica escalation dell'immigrazione, quindi hanno fallito. Andate a vedere in un paese come la Polonia qual è l'entità del fenomeno di immigrazione, praticamente zero. Andate in Ungheria, praticamente zero. Sì, ci sono gli zingari, ma quelli stanno da centinaia d'anni, è un problema enorme, ma non c'è un insorgere di un nuovo tipo di immigrazione. Andate a guardare in Russia. Allora, sul tema immigrazione, questi paesi, questi governi, hanno preso la strada giusta e silenziosamente la stanno percorrendo. Il tema dei diritti gay, che è una cosa che Forza Nuova ha ritenuto sempre fondamentale, per un semplice motivo: nel momento in cui si afferma un diritto gay, automaticamente si sminuisce e si colpisce il diritto naturale legato alla famiglia. Noi abbiamo fatto sempre le nostre battaglie, e purtroppo però dobbiamo constatare che in Italia la lobby che vuole spingere i matrimoni gay, le adozioni, ma soprattutto la cultura gay all'interno del mondo giovanile, importantissimo, sempre più crescente. Ebbene, Forza Nuova ha sempre detto: attenzione, qui dobbiamo mettere una linea, tutte queste cose non possono essere permesse, noi dobbiamo tornare agli antichi ma attualissimi valori di Dio, padre e famiglia, non va dato spazio a queste cose. Nell'est d'Europa, appena costoro cercano di fare qualche parata, qualche manifestazione, qualche evento, è la gente del popolo che gli lancia i pomodori, le arance e tutti gli ortaggi, e vengono mandati via dalle strade. Andiamo sull'altro discorso, il discorso appunto della famiglia. Ebbene, c'è una spinta in determinati paesi, innanzitutto ad abrogare l'aborto, ed è dell'altro giorno, 2 settimane fa, la Polonia ha chiuso la questione aborto con una legge che lo elimina in tutti gli ambiti. La Russia ha eliminato la possibilità di propagandare l'aborto, e allo stesso tempo Putin ha deciso, e questo è un passaggio fondamentale della politica, ragazzi, questi sono punti chiave, ha deciso che la nascita di ogni bambino in Russia deve essere accompagnato con un assegno dello Stato di 9.500 euro, che significa sostanzialmente uno stipendio di un impiegato per quasi 2 anni in Russia. E io vi invito a guardare quello che sta avvenendo in Francia, che guarda caso è un paese che sta un po' sfuggendo alla crisi economica, proprio perché ha un'altra impostazione dello Stato.
In Francia una famiglia con 3 figli prende 850 euro al mese per i 3 figli. E il coefficiente di crescita non è come quello italiano all'1.2, ma è al 2.1. Quindi la Francia ha una gioventù che ricambia totalmente il numero di persone che muoiono. Quindi è un paese perfettamente equilibrato. L'Italia no. Nel 2001 noi avevamo 3 milioni di giovani in più del 2011. Ma voi sapete cosa significa? Significa che rispetto al 1991 c'erano 7 milioni di giovani in più rispetto a oggi. Un paese così, un popolo così, muore, a meno che non vengano messi immediatamente dei rimedi. Il rimedio è quello, è semplicissimo. È chiaro che anche dal punto di vista della cultura popolare è importante far capire l'importanza delle famiglie numerose, ma manca totalmente l'aiuto dello Stato. Perché la Polonia è in enorme crescita? Perché l'intelligenza dei suoi governanti, specialmente negli ultimi 10 anni, ha portato a preservare un 25% della popolazione al lavoro della terra. Voi avete una grande fortuna nell'Abruzzo e questo è il motivo per cui io ho sempre piacere a venire in Abruzzo. In Abruzzo sono ancora presenti dei valori forse più che in altre regioni, ma non solamente nei nostri militanti, anche un po' nella gente in generale. E noi da buoni cristiani sappiamo anche che nel momento in cui da una terra nasce un uomo e questo uomo si comporta in modo esemplare e lascia un messaggio esemplare, è come un fatto metafisico, ma da quella terra ci saranno più frutti. Ebbene, voi avete avuto qui in questa terra Giacinto Auriti. Giacinto Auriti ha espresso in modo molto semplice, molto concreto, quelle che saranno le linee della rivoluzione italiana nei prossimi mesi. Non solamente nel discorso della moneta di popolo, ci arriviamo fra qualche momento, ma anche della valorizzazione dell'agricoltura. Se noi non valorizziamo l'agricoltura, siamo destinati a essere deficienti, dal verbo deficere, e non autosufficienti, su un settore fondamentale della vita, che è l'alimentazione. Noi dobbiamo riesprimere quella che poteva essere definita un tempo una nuova aristocrazia della terra, un nuovo popolo che ritorna alla terra. È successo in Grecia nelle ultime settimane. Sono tornate sulla terra in Grecia, vista la crisi gravissima, molto più grave di quella italiana, in atto in Grecia, sono tornate 50.000 persone sulla terra. L'Italia è del popolo italiano e della nazione italiana.